Minni Minoprio! Buongiorno! La grande Minni Minoprio! Buongiorno. Ciao! Buongiorno. Come stai? Ciao! È una gioia averti qui. Allora, tu hai sentito i discorsi che stiamo facendo un po' sì, qui? Sì, allora, ho seguito, sì. Sono arrivate, Sandra Milo prima ne parlava, no? Poi anche Carmen Russo, se possiamo aggiungere ai nostri opinionisti, Angela Melillo, Carmen Russo, grazie. Allora, prima Sandra ha raccontato che anche agli inizi purtroppo non sono solo arrivate avance, ma anche aggressioni sessuali, purtroppo in piena regola, dalle quali lei è dovuta scappare. A te è mai successo qualcosa Guarda, di simile? Devo dire Minni? Che noi dobbiamo distinguere, secondo me, l'aggressione sessuale, la prepotenza, dal corteggiamento gradevole, che può essere un fatto che a noi donne fa sempre piacere, avere l'interesse dell'uomo nei nostri confronti. Certo, bisogna avere il buon gusto di sapere dove c'è la linea di mezzo, ecco, fra la volgarità, la prepotenza e il complimento. Ti sono arrivate avanze sessuali pesanti? Io ho subito un tentativo di stupro, però non da una persona nell'ambito del lavoro. Dello spettacolo? Sì, quando ero più giovane. Devo dire che io credo che le donne devono imparare anche a difendersi da queste cose nell'ambiente di lavoro, usando dei mezzi anche un po' che possono sembrare un po' strani, tipo, non so, prendere la cosa sempre sul ridere. Io, per esempio, ho tenuto a bada una persona che mi faceva molto la corte nell'ambito del lavoro, siccome sapevo che a questa persona piaceva molto parlare un po' sporco, un po' volgare, io gli sono andata incontro e allora, scherzando, ho fatto altrettanto. Ho aggredito. In Senti, prima parlavi di un tentativo di stupro. Quanti anni avevi? Ah, beh, io 24, 25, 24 così. Dove un amico di famiglia, è una persona insospettabile che con un pretesto mi ha fatto entrare in casa e mi è saltato addosso, mi ha proprio buttato per terra col ginocchio sul petto. Insomma, è stato brutto, però io ho cominciato a dire: oh, va bene, allora fammi vedere che sai fare. Io sono qua, non posso muovermi. Allora fai, dai, sbrigati. E allora hai cercato in qualche maniera di difenderti verbalmente. Completamente, perché lui, allora, capito? Niente. Cioè, hai cercato perché da un punto di vista fisico non riuscivi a difenderti. No, per cui hai cercato. No. Perché sembra impossibile che una donna giovane... Io chiedo, siete microfonate, scusate, siete in onda. Cioè, io non vi sento da qua, però a casa vi sentono se parlate al microfono. Io penso che le donne... Adesso ho perso un po' il filo, comunque. Cioè, hai cercato, come dire, di aggredirlo da un punto di vista verbale, no? Come di sminuire la cosa e buttarlo proprio sul plateale, in modo che non aveva, quest'uomo non aveva più il gusto della presa, della preda, perché loro molte volte, queste persone, si eccitano molto con il senso di potere sulla donna, no? E quindi, cedendo per finta a questa aggressione, diciamo, ne sono uscita fuori. Purtroppo questo non succede sempre.